La piazza delle Lire, è importante che ci sia stata immediatamente questa convocazione, che oggi coincida la lotta, la manifestazione con l'incontro, perché la manifestazione chiede che si sblocchino i cantieri, chiede che ripartano gli investimenti pubblici in questo paese e chiediamo anche che le modifiche che si vogliono fare al codice degli appalti siano modifiche per accelerare i lavori, ma non per peggiorare le condizioni di chi lavora. Perché non bisogna liberalizzare il subappalto e bisogna applicare i contratti migliori per le persone che lavorano nei cantieri, garantendo anche la loro sicurezza. E quindi io mi auguro che sia un punto importante, perché vorrei ricordare che in questi anni in quel settore sono stati persi 600.000 posti di lavoro, sono state chiuse più di 100.000 imprese. E sappiamo perfettamente che quello è un settore, quando parliamo di appalti, in cui la chiarezza deve essere molto forte perché le infiltrazioni, anche malavitose, sono molto alte, no? Pezzi interi dell'economia reale sono creati dalla malavita organizzata e il sistema di appalti, di subappalti, di finti appalti ha non solo peggiorato le condizioni di chi lavora, ma anche peggiorato le condizioni di competitività dentro al nostro Lei ha paese. puntato il dito contro il Movimento 5 Stelle anche sul blocco dei cantieri, perché io ne leggo qui dal Messaggero, a parte la TAV, Terzo Valico, che, sulla quale pure CGIL è stata molto critica sull'atteggiamento del governo da parte 5 Stelle, TAV, Terzo Valico, Pedemontana Lombarda, Mose, Gronda di Genova, Passante di Bologna, Passante di Firenze, Nuova Pista di Firenze, Sibari, Roseto, Capospulico nello Ionio. Strada statale 106. Strada statale 106, e beh, vabbè, scusa Tommaso, io che ci vedo poco, adesso non trovavo più gli occhiali, e tu che sei di là, però Non è che l'ho letto, è lo che passa sa, sotto casa cioè, mia praticamente. per quello. Allora, questo blocco lo imputa effettivamente al Beh, metodo adesso dell'analisi essere costi-benefici? su alcuni è effettivamente avvenuto così, cioè alcune opere che erano già decise che si potevano fare, sono comunque state rallentate dalla necessità di andare a rivedere se era giusto farle o in che forma farle. Naturalmente non si può addebitare solo a questo governo il blocco dei cantieri quando in alcuni casi stiamo parlando di decisioni Certo, prese, era. di blocchi che ci sono da 4, 5, 6 anni. Quindi è chiaro che c'è anche un problema di scelta politica più generale da fare e mi permetto di dire c'è anche un ragionamento che riguarda la qualità degli investimenti che fai e l'idea delle scelte prioritarie che devi fare. Io al governo imputo anche il fatto che nella legge di stabilità ha tagliato ulteriormente gli investimenti pubblici. Una delle zone del nostro paese che ha bisogno di investimenti è il Mezzogiorno. Se noi andiamo a vedere, siamo di fronte al fatto che sono state tolte o ridotte le risorse, sia per le infrastrutture materiali, come si dice, cioè ferrovie e strade, ma anche per le infrastrutture sociali, asili, scuola, ma anche per la manutenzione del territorio, o se penso per tutta la ricostruzione che il nostro paese avrebbe bisogno, penso anche a tutte le zone terremotate. Noi tra l'altro con CISL UIL proprio il 5 di aprile saremo e faremo un giro nelle zone terremotate, perché molto spesso anche lì siamo di fronte a ritardi non concepibili che hanno un doppio effetto, sia per le persone che ci vivono, sì, in realtà per bloccare l'economia. Poi c'è bisogno di sbloccare tante attività perché a volte ci sono comuni che hanno i soldi ma che non li possono spendere o progetti che sono bloccati e bisognerebbe avere una visione complessiva del paese che vogliamo avere nei prossimi anni, con un rapporto con quello che sta succedendo nella piazza e con gli studenti. Eccoci, allora gli Perché c'è la studenti. qualità dello sviluppo e un nuovo modello di sviluppo da affermare.